Ragazze, questo qui è il primo tutorial dell'anno ed è in collaborazione con una ragazza, Eu, spero si pronunci così, che ha un blog che si chiama Makeup Lessons With Me e vi lascio il link del suo blog nell'info box di modo che possiate andare a visitarlo. Ovviamente anche lei si occupa di bellezza, vi darà diversi consigli e insieme abbiamo deciso di realizzare un tutorial. Io ovviamente tramite video e lei vi scriverà il procedimento nel blog e vi lascerà ovviamente delle foto al riguardo, ispirandoci a Kat Graham o Katerina Graham, insomma questa attrice davvero bellissima che tutti conosceranno, insomma è sicuramente diventata molto famosa grazie alla serie The Vampire Diaries, in cui interpreta Bonnie Bennett, una delle migliori amiche della protagonista Elena Gilbert. Brava Eleonora, brava! Io ho scelto questo make-up super colorato. Kat ha veramente dei make-up spettacolari, spesso molto grafici e importabili, talvolta anche semplici e sicuramente predilige lo smokey eye. Comunque è sicuramente molto particolare questa ragazza, anche se nel film interpreta invece una ragazza piuttosto semplice, al contrario, ma nella realtà è parecchio stravagante. Questo make-up è bellissimo, d'estate sicuramente la fine del mondo, ma perché no, per uscire la sera. Io lo farei anche adesso in queste serate invernali senza alcun problema, magari per una serata particolare con gli amici, magari per andare in discoteca. È così, io lo farei tranquillamente, mi piace davvero tanto. Fatemi sapere come sempre nei commenti le vostre impressioni e vi consiglio davvero di lasciare dei commenti sotto questo video, perché tutti i commenti che saranno sotto questo video parteciperanno a un altro giveaway indetto da Romwe o Romwe, non ho ancora ben capito com'è che si pronunci. Comunque, questa volta c'è in palio un abitino nero, un vestito che vi sto già mostrando in foto. È davvero carinissimo, rispecchia veramente tutte le tendenze del momento, quindi queste parti velate, questo chiffon, il colletto. È davvero tanto carino, secondo me. Quindi se vi piace, se volete provare a vincerlo, dovete semplicemente essere iscritti al mio canale, perché ovviamente mi piacerebbe poter premiare qualcuna che mi segue, e poi nell'info box trovate il link che vi porta sul sito di Romwe dove c'è questo vestito, e sul loro sito sotto quella foto dovete lasciare un commento scrivendo insomma a Romwe perché vorreste vincere questo vestito, cosa vi piace insomma di quest'abito. Saranno i commenti sotto questo video, quindi dovete lasciare almeno un commento sotto questo video, ma potete lasciarne anche 30.000, quelli che vi pare insomma. Tutti quanti parteciperanno, vi chiedo dei commenti di senso compiuto, perché come la scorsa volta sarò io a scegliere la vincitrice e quindi insomma ragazze dovete attirare la mia attenzione, scrivete qualcosa che pensate possa attirare la mia attenzione, mi raccomando, non commenti banali, è inutile dirmi quanto è bello questo vestito, mi piacerebbe vincerlo, ecco, è inutile, quindi cercate di attirare la mia attenzione in qualche modo, scrivete. Ma attenzione, non sto chiedendo complimenti, quelli non mi interessano, scrivete delle frasi carine, non lo so, fate voi, sprigionate la vostra fantasia. Il giveaway partirà da oggi, dovrebbe durare 5 giorni, quindi sino al 16, comunque io le date ve le scrivo sempre, anzi di qua, ecco, ve le metto di qua, sempre ben in vista, e così è tutto chiaro, ma trovate tutte le regole nell'info box, quindi come sempre leggete l'info box. E adesso posso lasciarvi al tutorial e vi mando un grosso bacio a voi e anche a Eu che mi ha chiesto di collaborare. Ciao! Inizio con la stesura del primer che porto anche nella mia palpebra inferiore e questa volta per comodità lo stendo con un pennello. Questo bellissimo verde acqua molto acceso lo vado ad applicare dapprima all'angolo interno con un pennello a lingua di gatto piuttosto piccolo e poi vado a delineare tutta l'attaccatura delle mie ciglia inferiori. Infine con un pennello più grande vado a stenderlo invece su tutta quanta la palpebra mobile.
Sempre dalla stessa palette che la mia palette 120 colori, prendo poi questo turchese col quale intensifico l'angolo esterno sempre della palpebra mobile. Questo bianco sporco invece lo stendo sotto l'arcata sopraccigliare. Con un verde acqua molto più chiaro vado a sfumare i colori che avevo applicato precedentemente spingendoli sino alla piega dell'occhio. Con un color antracite vado a delineare e quindi ad intensificare il mio sguardo nella piega all'angolo esterno e poi sfumo. Intensifico ulteriormente aggiungendo un nero soltanto all'angolo esterno e continuo ancora una volta a sfumare. Sfumare è molto importante per una buona realizzazione di questo make-up. Passo alla The Original di Sleek, dalla quale prendo questo turchese acceso, molto shimmer e luminoso, col quale vado appunto ad illuminare e ad intensificare il colore precedentemente applicato, ma soltanto all'angolo interno e all'attaccatura delle ciglia inferiori. E poi applico all'angolo interno un bianco matte per illuminare. La Black Smoke della Makeup Academy la vado ad applicare nella rima interna dell'occhio, sia superiore che inferiore, e con la stessa vado poi a tratteggiare una sottilissima linea di eyeliner all'attaccatura delle ciglia superiori, ma non occorre essere molto precisi perché, come vedete, poi con un pennello vado a sfumare tutto quanto congiungendo la parte finale della linea di eyeliner al nero che avevo applicato precedentemente all'angolo esterno. Mascara, questo è il Vamp di Pupa su ciglia superiori e inferiori, lo applico in modo molto abbondante perché ho deciso di non applicare le ciglia finte, non avevo proprio voglia. Adesso passiamo al trucco viso. Il contouring lo realizzo utilizzando un pennello conico a punta e un fondotinta di una tonalità molto più scura della mia, ma potete utilizzare anche un correttore, insomma a vostra scelta, perché voglio un contouring molto più deciso. E lo realizzo anche sul naso con un pennello della stessa forma ma di precisione, quindi più piccolo, e lo vado poi a fissare invece con una terra in polvere. E ovviamente, come potete ben vedere, il contouring l'ho realizzato sugli zigomi, le tempie e la fronte, e adesso applico un blush rosato sulle mie gote. E passiamo adesso al correttore, che mi serve per ridefinire la forma del mio trucco e illuminare la zona sotto le occhiaie, e questo era di Catrice. L'illuminante per finire, anche questa della Makeup Academy, sugli zigomi. Rossetto di Kiko della collezione Creamy Lipstick 396, è un nude bellissimo, uno dei miei nude assolutamente preferiti in assoluto. E con questo abbiamo praticamente terminato. Trovo che, nonostante sia un trucco colorato, sia comunque parecchio portabile, almeno per mio gusto. Fatemi sapere se vi piace, se avete voglia di sfruttarlo, e mi raccomando, partecipate in tantissime al giveaway, ci tengo davvero tanto. Vi ricordo che bisogna essere iscritti al canale e lasciare tutti i commenti che desiderate sotto questo video, e il giveaway è aperto dal 12, quindi da oggi, sino a mezzanotte del 16 di questo mese. Quindi auguro un in bocca al lupo a tutte voi e, come al solito, noi ci vediamo al prossimo video se vi va. Un bacio!